va all'ultimo posto. Un zappatore non se la scorda mai. Non interferite. E se l'hanno messa all'ultimo posto, l'agricoltura vuol dire che non serve a niente. Cioè, è noi che parliamo di chiacchiere. Quando l'agricoltura è proprio l'unico serbatoio di sviluppo che abbiamo in Italia. Lascia tutte le altre cose, sì, cultura, diamo cultura, perché va benissimo, sviluppiamo, però l'Italia si fonda sulle cose buone da mangiare, abbiamo esportato, esportiamo tutto il mondo, ci invidiano tutte queste cose buone, il food dell'Italia, però abbiamo. Vediamo di trovare qualcosa per risollevare l'agricoltura e probabilmente per creare, non posti di lavoro, perché posti di lavoro significa, come la vecchia democrazia, significa dare il posto del lavoro a qualcuno che, insomma, per occupare i nostri figli. No, dobbiamo creare sviluppo, dobbiamo produrre, non posti di lavoro. Io voglio un'impresa. Non un posto di lavoro, il posto di lavoro è dell'operaio, l'operaio viene, ma lavora, i lavori che se ne va, gli prendiamo un po' di soldi, glieli diamo, ma abbiamo speso solo dei soldi. Voglio creare l'impresa, dobbiamo creare l'impresa, è l'impresa che è stata maltrattata, disprezzata. E la piccola impresa nostra, nostrana, è stata o sarà piano piano eliminata. Questo è il discorso di cui dobbiamo parlare. I piccoli, cioè noi, e specialmente noi della destra terra, dobbiamo scomparire. Questo è quello che ci dicono costantemente. E noi diciamo sì, dobbiamo scomparire. Perché? Perché io vi metto, dicono, vi metto un mega mercato, vi metto un grosso centro commerciale, voi venite con le belle famiglie, vi girate, vi guardate, bei negozi e spendete i soldi che vanno all'estero. Ah, come stiamo bene fregati, eh? Questo è il futuro. Quindi decidiamoci, vogliamo dare soldi all'estero? O vogliamo tentare di sviluppare un po' quello che sta da noi? Ora, io faccio un esempio, mi hanno chiamato in ballo con un agricoltore. Un agriturismo, fonte principale di integrazione di reddito in agricoltura, era previsto nella prima stesura di legge. Io ho attivato l'agriturismo perché tutti potessero venire a mangiare le cose buone nella mia azienda, nella mia cucina, nella mia particolare tradizione. Il giorno dopo che l'ho attivato, cosa è successo? Che la tua cucina non è a norma. La tua cucina così verde, con i provoloni appesi, con le salsicce appese, che dovrebbe attirare tutto il resto del mondo o tutti quelli che stanno in città per venire a passare delle giornate, quello non è a norma. Devi tenere il piano in acciaio, la cappa da ristorante, questo così e questo qua. Chiudi, morale, chiudi, perché non sarai mai all'altezza. Ci vogliono fare chiudere. Ci hanno piano piano spostato verso un discorso di multinazionale, di globalizzazione, per rubare tutte le nostre energie che ci abbiamo. Cosa dobbiamo fare? Cioè, non è che mi prolungo sulle nostre problematiche, sulle nostre le problematiche sono state dette. L'inquinamento del petrolio in Basilicata, l'ILVA, la mancanza dell'acqua che ormai è tutta inquinata, il mare che tra poco sarà invivibile con tutte le trivellazioni selvagge che stanno facendo nel mare. Immaginate se succede un disastro come è successo nel Golfo del Messico,
in una trivellazione, una fuoriuscita di petrolio, immagino che così. Ma noi abbiamo detto sì, è giusto che ci sia le trivellazioni, perché qualcuno deve fare soldi. Renzi l'ha detto veramente. E noi non siamo andati là a bloccare, noi siamo stati. Allora, come ho sentito dire dall'amico mio della Campania, separiamoci, le nostre risorse devono essere le nostre. Facciamo una macro regione meridionale, facciamo qualcosa, però la finiranno di depredarci. La finiranno. Separiamo, è un discorso lungo, lunghissimo, però ce l'abbiamo in mente, altrimenti saremo sempre su. Non lo possiamo fare su, per carità. Iniziamo ad analizzare qualche punto per cui almeno ci possiamo muovere. Le tasse su tutte le imprese sono arrivate al 70%. Impegniamoci, quando andiamo al governo, impegniamoci a ridurre tutte le tasse che sono più di 1 all'anno, 1 al giorno.